Bentrovati. I momenti di sconforto, quelli difficili, quelli che sembrano come distrarci e distoglierci dal camminare sulla via dello spirito, quelli che non sembrano appartenerci, che crediamo sfortune o maledizioni, i momenti in cui afflitti, affranti e senza speranze, sentiamo come di dover rinunciare ai nostri ideali, ai nostri propositi, sono invece i momenti perfetti, più giusti per ottenere dimostrazioni reali dell'esistenza di un mondo spirituale che ci aiuta. Proprio quando sembra che non vi sia più nulla da fare e che sentiamo di aver fatto tutto il possibile, occorre d'improvviso decidere di mollare la presa su di noi. Occorre decidere di rinunciare a ciò che vogliamo. Abbandonare ogni intenzione di risolvere con le nostre forze. Occorre smettere di attendersi qualcosa. Che non significa smettere di sperare, significa smettere di credersi gli unici artefici del proprio destino. Si provi a dirsi: cara entità guida, angelo del mio essere, da adesso smetto di aspettarmi qualcosa dalla vita, voglio mettermi nelle mani del mondo spirituale. Il mondo divino sa cosa mi serve e me lo manderà senza che io chieda nulla. Ciò che di saggio è previsto per me, voglio che mi venga consegnato al più presto. Voglio che la scrittura del mio destino si adempia ora. Che significa? Consegnare con piena fiducia la risoluzione dei nostri problemi al mondo spirituale, con un atteggiamento di pieno e fiducioso abbandono. Che non deve assomigliare alla rassegnazione, per nulla. Deve essere una poderosa certezza che ci verrà dato ciò che è per noi appropriato, che è sempre il massimo per il nostro progresso e per la nostra gioia interiore. Mentre nel mondo fisico, per raggiungere un obiettivo, occorre darsi da fare, attivarsi con tutte le proprie forze, nel mondo spirituale, se un angelo vuole ottenere qualcosa, deve cessare ogni volontà di desiderare quella cosa. Deve pronunciare l'intenzione, ma senza provare brama o desiderio. L'assenza di desiderio richiama le forze della volontà divina che realizzano all'istante. Questo significa che da soli non possiamo fare nulla, ma possiamo ottenere tutto se crediamo nell'attività del mondo spirituale. Questo lo diciamo con spirito di verità, di conseguenza a nostre esperienze reali, attuali. Nel momento in cui smettiamo di cercare, di aspettarci dalla vita una soluzione, ma con piena dedizione e soprattutto con fiducia ci affidiamo alle potenze invisibili, ecco che arriva molto di più di ciò che avevamo desiderato. Non si creda che questo affidarsi sia il consueto pregare o rimettersi al cielo. L'abbandono è un atto di dimostrazione da parte nostra di credere all'esistenza del mondo spirituale, che viene ricompensata con doni insperati, spesso da direzioni inaspettate. Se crederete, sposterete le montagne. Che significa? Una reale fiducia nello spirito corrisponde all'esecuzione di un volere magico che si attua. Da soli non possiamo far nulla, ma quando smettiamo di credere di essere soli, ecco che si apre il cielo con i suoi doni meravigliosi.